Giornate dedicate al Bardolino Chiaretto, abbiamo anche il direttore di questo grande consorzio, Angelo Peretti. Come è andato questo festival? Come sta andando? Direi che è andato e sta andando molto bene. C'è stato un grande afflusso di stampa, un grande afflusso di pubblico. Abbiamo avuto 140 fra giornalisti e blogger provenienti da 13 paesi e questo significa che il Chiaretto in particolare, la rivoluzione del Chiaretto che abbiamo messo in piedi, sembra che stia funzionando. Sì. All'estero come avremo questo impatto? I primi responsi sono molto interessanti, chiaramente dobbiamo vedere poi come saranno i volumi, però tanto per dire, da quando abbiamo annunciato la nostra rivoluzione rosé con questi chiaretti molto più freschi, molto più chiari di colore e molto più agrumati, abbiamo avuto i primi contratti negli Stati Uniti dove non riuscivamo ad entrare, in particolare la Florida ci ha accolto molto positivamente e un grosso interesse e entusiasmo in Scandinavia, quindi si stanno aprendo già da subito mercati totalmente nuovi. Le giornate dedicate al Bardolino e al Chiaretto, siamo alla Zise sul Garda, abbiamo anche il presidente del consorzio Franco Cristoforetti e vediamo com'è andato un po' questo appuntamento con i rosati. La nostra anteprima è arrivata alla 7ª edizione e devo dire che quest'anno è andata benissimo. Abbiamo avuto una grande affluenza di pubblico e di stampa, abbiamo avuto un tempo meraviglioso che ci ha aiutato con l'organizzazione e credo che la presentazione della nostra novità di questa Rosé Revolution abbia suscitato veramente interesse nei media e nel pubblico. 140 giornalisti internazionali. La nostra denominazione sta suscitando interesse al di fuori dei mercati storici che sono sempre stati l'Italia e la Germania, ma abbiamo avuto oggi giornalisti dagli Stati Uniti, dal Canada, da tutto il nord Europa, dalla Polonia, dall'Austria, dalla Germania, quindi credo veramente un vino che sta suscitando interesse e che sta tornando ad avere il riconoscimento che deve avere. Insomma. Siamo in Puglia, sempre in Puglia, con i rosati, soprattutto l'azienda Greco, e abbiamo anche Anton Giulio che ci parlerà proprio di questa azienda. Sì, duodecim vuol dire proprio 12, sono le ore di macerazione del mosto sulle bucce. È un rosato con una macerazione impressa, quindi proprio per tirar fuori un colore più carico e per dare una percezione più netta degli aromi primari del vitigno. Abbiamo Luigi e l'azienda Castello Monaci. Sì, l'azienda fondamentalmente è una fortunatissima joint venture con un gruppo importante veronese che è il gruppo Italiano Vini. Con loro siamo riusciti a creare un'integrazione tra un territorio salentino rappresentato dalla mia famiglia e un importantissimo gruppo commerciale come loro, attraverso il quale riusciamo a vinificare 210 ettari di proprietà in vigna, arrivando a 2 milioni di bottiglie. Siamo alla Zise sul lago di Garda, una splendida cornice questa con la Dogana Veneta, dove domani avremo l'anteprima del Chiaretto e del Bardolino, grandissimi rosé 2014. Ma oggi entriamo da Oreste, un bel ristorante, un grande ristorante italiano, soprattutto specialità pesce di lago. Entriamo insieme. Buongiorno. Buongiorno. Come andiamo? Andiamo bene. Bene, cosa mi propone oggi? Oggi comincerei con un antipastino di Lucio con la polenta. Sì. E poi come piatto del giorno dei ravioli di tinca. So che la tinca è un vostro piatto particolare. Sì, generalmente il risotto, oggi proponiamo anche dei ravioli. Fantastico, allora io subito ravioli con la tinca. Benissimo. Grazie. Prego. Giornata splendida qui sul lago di Garda, siamo alla Zise come sempre per l'anteprima Bardolino Chiaretto, una grande azienda, l'azienda Frezza, e abbiamo addirittura Francesca Frezza che ci parlerà dei suoi vini. Buongiorno, bentrovati, siamo qui a presentare il Bardolino Chiaretto, oggi abbiamo un Bardolino Chiaretto normale e anche un Bardolino Chiaretto Charmat che si chiama Chiarezza. Chiaretto è un vino che io lo trovo un vino sicuramente molto femminile, quindi sinonimo di freschezza, di giovinezza, di profumi, questo accentuato sentore di agrumi e la rivoluzione del Chiaretto di quest'anno, quindi dal colore, un colore molto chiaro, un colore molto estivo e molto fresco. Siamo a Bardolino all'Hotel Cesius, oggi c'è l'anteprima Bardolino e Chiaretto, siamo ospiti del ristorante ma anche del bar, grande aperitivo e poi a base di Chiaretto qualcosa con cui abbinarlo.
Oh, buonasera, Paolo, tutto bene? Tutto bene, bentornato. Grazie. Cosa mi presenti stasera? Allora, questa sera, in onore dell'anteprima chiaré, esattamente, prepariamo un bel chiaré. Il chiaré di cosa consiste? Allora, è un cocktail aperitivo a base di chiaretto spumante. Sì. Pardolino chiaretto, usiamo il fior di rosa di Barriere Rizzardi. Sì. Sciroppo di fiori di Sambuco e foglie di menta. Fantastico. Completare un po' di soda. Bene. Piace? Fantastico, bene. Grazie. Il nostro chiaré ben pronto. Adesso lo assaggio, voglio proprio vedere. Certo, e due stuzzichini. Vado? Pronti. Mamma mia. Fresco, come deve essere, anche il gusto del chiaretto, profumato. Fantastico, bravo Paolo. Prego. Complimenti. Grazie. Cosa mi proponi oggi? Beh, oggi diciamo che dalla primavera abbiamo iniziato un nuovo menù alla carta e con dei piatti che riguardano un po' la primavera, e per questo le consiglierei un ottimo risottino con asparagi verdi novelli. Questa è una buona idea, ma poi, anche qualcosa da bere? Sicuramente. Abbiamo l'ottimo chiaretto. Bene. Come sta andando quest'anteprima chiaretto? Sempre, sta prendendo sempre più piede. Diciamo che siamo soddisfatti. Ok, quindi aspetto questo risottino favoloso. E in alternativa? In alternativa quello che vuoi, abbiamo anche pesce di lago, visto che siamo sul lago di Garda, oppure carne. Allora, iniziamo col risottino, poi vediamo. Dogana Veneta, siamo alla Zise per l'anteprima chiaretto e Bardolino. Abbiamo Alessandro Scorsone, grandissimo sommelier, e anche Natasha che ci presenterà la sua azienda Domini Veneti. Ma prima due parole, Alessandro, come trovi quest'anteprima? L'anteprima io la trovo sempre molto gioiosa, infatti non a caso, stranamente, questa è una delle anteprime che è sempre piena di gente, ma piena di gente, se ci fai caso, non per fortuna tutti i sommelier, ma gente che beve il vino. E tu sai bene che bisogna fare una distinzione fra coloro che bevono il vino e fra coloro che comunque vogliono farne un lavoro. Quando nasce la tua azienda? L'azienda è Cantina Valpolicella Negrar, quindi ecco, prestata al Bardolino quest'oggi, un'azienda cooperativa storica nata nel 1933. Siamo grandi produttori anche nel Bardolino con circa 100 ettari di vigneto. Azienda Villa Bella, abbiamo Monica che rappresenta l'azienda. Come è andata quest'anteprima? Come sta andando soprattutto? Direi un buonissimo inizio, con una buona affluenza di pubblico, molto interesse, molta curiosità, che trovo che sia estremamente importante, la curiosità. E poi c'è anche da parte nostra l'entusiasmo di presentare la nuova versione del chiaretto, che sembra stia piacendo e sia apprezzata. La Zise, Giovanna Tantini, anteprima Bardolino Chiaretto, come sono i tuoi vini? I miei vini rispecchiano Giovanna Tantini, nel senso che hanno longevità, soprattutto il Bardolino e anche il Chiaretto, nonostante sia un vino d'annata. Io lavoro proprio per cercare di creare longevità anche sul Chiaretto, e quindi anche presento anche il 2013 oltre il 2014.